piove, lo dice Udoge. Ole hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette e non le manette, perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato, parliamo di voci di mercato e parliamo di una voce che mi perplime, devo dirvi la verità, mi perplime. Però prima di farlo, la voce riguarda Armand Lorienté. Sì, voglio pure con la pronuncia fatta a messi. Prima di farlo, innanzitutto, fatemi mettere la modalità in aereo. Very nice. E così siamo tutti felici e contenti. In secondo luogo, voglio invitarvi, come sempre, a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Ragazzi, mi riferisco ovviamente al numero DS. Ragazzi, numero DS rappresenta il futuro ed è completamente gratuita. Andatela a scaricare tutti quanti che non ve ne pentirete. Ragazzi, numero DS è veramente è il futuro. Unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione. Numero DS. È venuta una mossa di panza, adesso con ogni probabilità mi caco sotto, speriamo di no. Ragazzi, parliamo di cose serie. Quali sono codeste cose serie? Armand Lorienté, un'operazione, un'eventuale operazione, ne parla il Mattino, che ripeto mi perplime. Perché dico questo? Allora, io è da un po' che dico che il Napoli effettivamente abbia bisogno di un vice Kvaratskhelia molto più che di un vice Di Lorenzo. Napoli sta lavorando sul vice Di Lorenzo, proprio con ogni probabilità arriverà Bartosz Berezinski e Zanoli andrà in prestito secco alla Sampdoria, ed è un'operazione che ci sta tutta. Ovviamente per me la più grande priorità deve essere il vice Lobotka. E se dovessi andare proprio a rinforzare un reparto in particolare, andrei a rinforzare la fascia destra d'attacco, l'ala destra d'attacco. Però la questione del vice Kvaratskhelia è una questione sicuramente da analizzare. Sta incominciando a piovere tantissimo. Sicuramente Raspadori ha dimostrato di poter giocare in quella posizione. Sicuramente Elmas ha dimostrato di poter giocare in quella posizione. Però per il famoso gioco dei doppioni di cui parlava tanto, dei doppi di cui parlava tanto Gennaro Gattuso, mamma mia, io preferirei mille volte avere un calciatore di ruolo lì che sia affidabile. Quindi non mi riferisco, ragazzi, ad Alessio Zerbin, che non sembra avere la fiducia incontrastata di Luciano Spalletti, che probabilmente ha bisogno di fare o un passo un po' più in basso oppure semplicemente di fare un altro poco di esperienza. Ripeto, non è che l'ho detto più volte, Zanoli non è giovane, ragazzi, Zanoli è Zanoli. Zerbin non è giovane, Zerbin ha tipo 23 anni e dunque Elmas, per esempio, è più giovane di lui. Comunque, torniamo a Lorienté. Lorienté gioca principalmente sulla sinistra. In questo momento sta facendo veramente molto bene al Sassuolo. Ha 23 anni, ha 24 anni, appena compiuto 24 anni, mi pare il 4 di dicembre. Francese, che si era fatto vedere veramente in maniera interessante. Il Sassuolo quindi l'ha prelevato per circa 10 milioni di euro. Adesso il Napoli è interessato. Io, ovviamente, ragazzi, quando dico quando la gente dice chi se mi viene a fare panchina, mi dà un po' fastidio, perché non esiste, ragazzi, fare panchina in grandi squadre. Nelle grandi squadre, ragazzi, giocano tutti quanti, con i 5 cambi giocano tutti quanti. Se un giocatore è affidabile ed è valido, gioca. Chiaramente ci sono quei ruoli in cui è più difficile spuntarla. Esempio, il ruolo di Lobotka, il ruolo di Lorenzo e proprio questo ruolo qua, che è il ruolo di Kvaratskhelia. Io preferirei andare magari su uno più esperto, che ti può fare tranquillamente quelle 10 partite all'anno, che ti può entrare tranquillamente a partite in corso. E non so se Lorienté sia disposto a fare questo tipo di accordo. Chiaramente poi bisognerebbe andare a parlare di numeri, ovvero cioè di valutazioni. E la valutazione che fa il Sassuolo, ragazzi, dopo Raspadori ci faranno una valutazione ancora più alta. Già ci hanno veramente svenato fino all'ultimo centesimo e nonostante ciò Raspadori si sta rivelando essere ancora di più di quello che è stato pagato. E sapete com'è per il Napoli in generale trattare col Sassuolo, e le notizie che stanno uscendo da settimane non fanno altro che confermare quello che in realtà noi abbiamo sempre detto.
Però ragazzi, non penso che il Napoli andrà a spendere 20, 25, pure 30 milioni per l'Orienté, per fargli fare alternanza con Kvaratskhelia, anche perché il Napoli penso voglia andare a puntare fortissimo su Kvara, magari andando poi a puntellare il ruolo in cui effettivamente serve un vice. Ma l'Orienté, ragazzi, in questo momento, momento clou della sua crescita, sicuramente il fatto di giocare nel Napoli, di giocare le competizioni europee, di giocarsi titoli importanti ha un certo appeal. Però non lo so, questa è più una cosa che vedrei possibile fare alla Juventus, ad una Juventus, ad un Inter, Juventus in particolare, non tanto al Napoli, quando l'appeal riesce effettivamente a superare quelle che sono poi le aspettative personali. In ogni caso, io si parla anche di Adama Traoré, ve ne ho parlato già in un video qualche tempo fa, e io tra Adama Traoré sulla destra, che può giocare pure sulla sinistra, che può giocare pure sulla tre quarti, ovviamente se ne parlerebbe l'anno prossimo, estate prossima, a parametro zero, e l'Orienté, io mi prendo tutta la vita Adama Traoré, ma proprio tutta la vita. Perché ragazzi, io vi ripeto, questo in Serie A fa una differenza clamorosa. A parte che tecnicamente è valido, non è che sulla destra poi abbiamo, cioè, il titolare diciamo al 55-60% sulla destra è Lozano. Spalletti è stato molto bravo secondo me a gestirli quest'anno. Non è che Lozano sia tecnicamente ineccepibile, anzi secondo me Traoré è anche quel passettino più in avanti. Uno come lui, mamma mia, che lampo, che mamma mia. Comunque sarebbe un investimento, che non è neanche un investimento, sarebbe un investimento dal punto di vista dello stipendio, secondo me molto più sensato quello per Adama Traoré piuttosto che per l'Orienté. Diverso sarebbe il ragionamento nel caso in cui il Napoli stesse trattando l'Orienté già in ottica di una possibile cessione di Kvaratskhelia, e lì già sarebbe più sensato. Chiaramente io spero che Kvara non se ne vada, spero che rimanga per sempre, almeno per un po', e sarebbe sicuramente almeno nell'immediato un downgrade, sì, anche dal punto di vista dell'età, perché Kvaratskhelia ha dimostrato di più ed è anche più giovane, è un crack in questo momento ragazzi, internazionale, Kvara mondiale, lasciarselo perdere veramente, veramente spero con tutto il cuore di no. Però l'Orienté è forte, dribbling, tecnica, è veloce, ha esplosività, un ottimo tiro, e niente ragazzi, questo è quanto. Mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche GA7 Shorts, il mio canale pubblico, Teleclip, Momenti Iconici, Momenti Divertenti e canale tuo preferiti. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre con tutta la vita, forza Napoli.